La dama di uomini e donne Gemma Galgani ha mentito a tutti. Si starebbe sentendo con un cavaliere, ma lei ha rivelato che... La dama di uomini e donne Gemma Galgani ha mentito a tutti. Ma su che cosa? A quanto pare, l'ex fiamma di Giorgio Manetti, dopo la fine dell'ultima edizione del dating show di Canale 5, si sarebbe continuata a sentire con uno dei cavalieri del parterre maschile. Ma prima di scoprire tutta la verità, facciamo un attimo un passo indietro. Gemma, nel corso di un'intervista rilasciata di recente al magazine del programma condotto da Maria De Filippi, aveva parlato della sua estate raccontando come l'avrebbe trascorsa. Ma non solo, aveva inoltre rivelato da quale cavaliere dell'ultima edizione era rimasta colpita, ammettendo che tutti i signori incontrati ad eccezione di uno solo li avrebbe voluti dimenticare. Il cavaliere che le avrebbe rubato il cuore si chiama Orfeo, ma la loro conoscenza, nell'arco dei mesi passati, ha avuto breve durata. Gli uomini che ho conosciuto me li vorrei scordare tutti e anche velocemente. Ammetto di essere rimasta colpita da Orfeo. Purtroppo siamo usciti solo una volta. La nostra conoscenza si è interrotta perché lui ha rivolto le sue attenzioni altrove. Uomini e donne, Gemma Galgani ha mentito a tutti. Quindi, nel corso dell'intervista, non aveva fatto cenno a nessun altro cavaliere, né tantomeno aveva rivelato di sentire qualcuno al momento. Ma, colpo di scena, un altro cavaliere del parterre del trono over, Pietro Del Pozzo, nel corso di un'intervista rilasciata di recente al magazine del dating show di Canale 5, si è lasciato andare ad alcune rivelazioni inedite riguardo il suo rapporto con Gemma. Il cavaliere del trono over, nel corso dell'intervista, ha infatti rivelato di aver continuato a sentire Gemma anche dopo la fine del programma e di volerla andare a trovare. Io e Gemma ci stiamo sentendo costantemente e io andrò al più presto a Torino. Non sono riuscito fino ad adesso per il lavoro e altre vicissitudini. Poi magari inviterò lei un paio di volte qui a Sestri e nei dintorni. Ci messaggiamo e stiamo mantenendo i rapporti vivi. A questo punto resta da capire una cosa: come mai Gemma non lo ha raccontato nel corso dell'intervista? Non è così importante per lei come lei sarebbe per il cavaliere? Ma soprattutto, se la loro conoscenza dovesse continuare per tutta l'estate, a settembre la dama farà ritorno nello studio di Canale 5. Non ci resta che rimanere sintonizzati per scoprire tutti i dettagli.